Jannik Sinner ha affrontato una delle partite più complicate della sua carriera contro un ispirato Jan-Lennard Struff, confermando ancora una volta il suo spirito combattivo e avanzando alla semifinale del torneo ATP 500 di Halle. Nonostante un set perso al tea break, l'italiano ha prevalso con il punteggio di 6-2, 6-7, 7-6 in 2 ore e 29 minuti. Sinner ha dovuto affrontare una versione eccezionale di Struff, che ha dimostrato di valere ben oltre il suo attuale 41esimo posto nel ranking mondiale. Giocando sotto il tetto chiuso del centrale di Halle a causa della pioggia, Sinner ha avuto 18 palle break, ma è riuscito a convertirne solo 2 nel primo set. Tuttavia, ha saputo mantenere la calma nei momenti cruciali, annullando 16 delle 18 opportunità concesse al tedesco. Nel secondo set, Sinner ha ceduto al tie break, ma ha dimostrato una determinazione incrollabile all'inizio del terzo set, proprio come nel match precedente contro Marossan. Nonostante Struff abbia aumentato la pressione nei suoi turni di servizio, salvandosi in situazioni critiche, Sinner ha colto l'opportunità al primo errore del tedesco nel tie break decisivo, assicurandosi la vittoria. Con questa vittoria, Sinner non solo dimostra la sua resilienza, ma si conferma anche come uno dei principali contendenti per il titolo. In semifinale affronterà il vincitore dell'incontro tra il cinese Zhang e l'americano Eubanks. «È stata una partita molto dura, soprattutto nel secondo set», ha commentato a caldo Sinner. «Nel terzo ho accettato la sfida sia fisicamente che mentalmente. Ho giocato tanto ieri, ho giocato tanto oggi, ora ho bisogno di recuperare». Struff si è dimostrato un giocatore incredibile. «Sapevo che una partita così avrei potuto perderla. Ho avuto di palle break, è vero, ma ho giocato per crearmi sempre nuove opportunità». Cosa pensate delle possibilità di Sinner di vincere il torneo? Commentate qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità.